Ciao a tutti, Cicciuzzi e Cicciuzzi, e benvenuti a questa nuova puntata di Vita di Rigor. Oggi parliamo di qualcosa di sempre puntante al filosofico, magari un po' più pratico. Oddio, non tanto più pratico rispetto al video precedente. Oggi mi andava di parlarvi di quello che è il mio concetto di compagni di merende, amici di giochi, di amicizia. In pratica io nella mia vita ho sempre vissuto tanti gruppi di amicizie, non sono mai riuscito a tenere vicino a me un numero stabile di persone, non sono mai riuscito ad avere sempre gli stessi amici nella mia vita, nonostante abbia vissuto, insomma, non tantissimo. Comunque, negli anni ho affrontato più separazioni e più riavvicinamenti. Io avevo un gruppo alle scuole, ho iniziato la vita sociale più o meno dalle scuole medie. Avevo un gruppo al mare, poi quel gruppo si è sciolto. E è subentrato un gruppo di amici del liceo con cui ho vissuto parecchi anni insieme. Poi quel gruppo si è un po' separato per differenti intenti, per altre persone che se ne sono andate a lavorare, insomma, fuori dalla Puglia o all'estero. Poi ho avuto tanti gruppi legati più che altro alle associazioni di gioco di ruolo che ho vissuto, altri gruppi legati alla vita che ho fatto online e su YouTube. In pratica non ho mai avuto al mio fianco persone con le quali mi sono confrontato quotidianamente per un lungo periodo, per più di 6-7 anni di tempo. E la cosa mi ha sempre lasciato un po' triste a riguardo, nonostante io sia felicissimo della vita che ho fatto, delle amicizie che ho. Comunque non ho mai sperimentato quel concetto di amico del cuore, che in genere, di cui in genere si parla in giro, ad esempio, quella persona con cui ti confidi quotidianamente, al quale dici tutte le cose, tutti i tuoi problemi o tutte le esperienze che hai vissuto. Non ho mai legato, non ho mai stretto un legame così approfondito, così intimo con un amico. E come dico, come ho detto, la cosa mi ha sempre lasciato un po' dispiaciuto, ecco, perché è un'esperienza che non ho potuto vivere. Io in genere cerco sempre di vivere tutte le esperienze possibili. E quindi per questo volevo confrontarmi un po' con voi, capire un po' quali sono i vostri pensieri riguardo, se avete quella persona che considerate l'unica o quelle persone che considerate le uniche a poter sapere tutto, completamente tutto di voi, quelle persone di cui vi fidate ciecamente e con le quali avete instaurato un rapporto ancora più stretto e più saldo di tutti gli altri rapporti che avete instaurato nella vostra vita. Un amico, per come la intendo io, un amico del cuore è quella persona alla quale dici tutto quello che vuoi dirgli, sia più intima rispetto a una fidanzata o a un qualsiasi familiare. Quello è il livello di amicizia che non ho mai avuto modo di instaurare, anche perché io tendenzialmente cerco sempre di essere molto sincero, molto spiccato con le persone che conosco. Il più delle volte non ho segreti o né tantomeno ho un carattere che viene fuori in seguito. Cerco sempre di portare nelle mie amicizie, nella mia vita, tutta la mia persona, senza cercando di non avere maschere o di non mostrare lati di me che in realtà non esistono, cosa che in realtà non è possibile, dato che tutti quanti, bene o male, a seconda delle situazioni, indossiamo una maschera, come diceva il buon Pirandello. Però in realtà io cerco sempre di dire tutto quello che mi passa per la mente alle persone che conosco, anche se l'amicizia è nata da pochissimo. Infatti a volte vengo additato come un po' troppo schietto, un po' troppo diretto, perché ci sono persone che prima di poterti dare completa fiducia hanno bisogno di vivere una persona che per loro non sia troppo esagerata, che sia comprensibile. Ecco perché in genere si tende ad indossare una maschera, questo io credo, per non dare alle persone esperienze che forse non vorrebbero vivere. Ad esempio, se io tendo ad essere, se io tendo a parlare molto di patate, troppo di patate, ci sono persone che potrebbero infastidirsi, essere infastiditi da questo mio modo di fare. E quindi io indosso la maschera del quello che parla di patate ogni tanto. E quindi la persona non si spaventa del mio carattere. Ecco, questo è quello che volevo dire, che volevo intendere. In pratica io sono così come mi vedete. Tendenzialmente non impongo limiti a quello che faccio vedere agli altri. Io
tendo a dare completamente tutta la conoscenza di me che una persona può ricevere anche dal primo incontro, senza dover necessariamente utilizzare sistemi o giri di parole che nascondano parti del mio carattere. Ecco ciò di cui mi andavo di parlarvi oggi, di quello che è il concetto di amicizia legato al concetto di rapporto personale, relazioni. E volevo chiedere un po' cosa ne pensate voi. Siete anche voi persone che buttano in una relazione tutto quello che hanno senza limitarsi, senza costringersi in contenitori sociali, in modi di fare comunitari? Oppure in genere cercate di proporvi alle persone come persone normali, mostrandogli il vostro modo di essere vero a piccoli passi, a piccole dosi, piano piano? Ditemi un po' nei commenti. Che altro? E questo è quanto per oggi. Il video è un po' più corto rispetto al primo che feci perché alcune persone mi dissero che forse 15 minuti erano un po' tantini. Spero che possiate gradire anche il vlog di oggi. Evoluzioni future, sinceramente, non ve le so dire. Al momento non ho registrato altro. Questa settimana è stata intensa. Tra l'altro, sto facendo il passaggio della rete a un'altra compagnia e quindi al momento internet va, viene, posso giocare davvero pochissimo, però comunque ci saranno i due video alla settimana tipici. Al momento sto rilasciando sempre il martedì e il venerdì in modo da poter scandire le tempistiche e anche settimana prossima ci sarà un video il martedì o un video il venerdì, solo che non so ancora cosa registrare, probabilmente qualcos'altro di Chivalry, forse World of Warcraft, insomma vedrete in futuro. Restate sintonizzati, ricordatevi di iscrivervi al canale, condividete il più possibile perché la gente deve sapere tutto di me, tutto. Iscrivetevi sulla mia pagina di Facebook e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ciao.